Adesso però cambiamo totalmente argomento perché siamo in piena estate. Per chi parte c'è sempre comunque la preoccupazione di lasciare la casa incustodita, eh, il rischio dell'abitazione, dell quindi furti. Allora come difendersi? Eh, ce lo facciamo spiegare dal dottor Massimo Improta, primo dirigente della Polizia di Stato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E ne approfitto subito della, della sua presenza qui perché ci vorremmo collegare con una delle vostre volanti. Dove vedo il commissario Laura Rallo. Buongiorno commissario. Allora dove state andando? Vi vedo già in, in automobile. Buongiorno. Sì, buongiorno, siamo all'interno di una volante della Polizia di Stato, ci troviamo nel quartiere Prati a Roma e stiamo andando a fare un controllo in un condominio dal quale ci sono arrivate delle segnalazioni di persone sospette che si aggirano nei paraggi. Ecco, una, una, una... queste sono una, dei tanti, una delle tante segnalazioni che, che arrivano, più o meno abbiamo anche un numero. Eh, di, di furti all'interno delle abitazioni e ricordiamo anche che voi avete lanciato la campagna Estate eh, Campagna Estate Sicura che è una, eh, dove, dove cercate di dare tutta una serie di consigli a noi cittadini a, che lasciano, che partono per, per le vacanze. Sicuramente sì, innanzitutto vi ringraziamo per questa opportunità perché è un ulteriore servizio che Polizia di Stato fa eh, verso i cittadini. Tutti quanti hanno diritto a una vacanza, tutti quanti hanno diritto anche a rientrare nelle abitazioni senza trovarle svaligiate sì. o aperte o rovistate, anche se poi magari non si ruba nulla di particolare. I consigli vengono dati eh, in tutti i modi, anche porta a porta, anche con degli incontri che noi facciamo spesso nei quartieri, attraverso le nostre pattuglie, attraverso i commercianti, il consiglio principale è quello di eh, tutelare l'abitazione con delle difese passive e eh, ovviamente quando si lascia l'abitazione non va chiusa soltanto con eh, il, quello che si chiama nottolino della serratura ma anche con tutte quante le mandate. Questo c'è perché... qualcuno? Perché ti capita di non dare le mandate, Maria? A me sì, sai. Sì, capita. <ride> no. Ora non capita... Vorrei dare l'indirizzo in diretta. No, no capita <ride> soprattutto a chi, magari, vuole uscire per andare a prendere il giornale sì. o va al bar o porta il cane a fare la sua passeggiata. E quindi dà soltanto come dire, il, il crocco della porta senza certo. dare le mandate. Possiamo quello, vedere intanto le altre? Sì, le sì, quello è un attimo particolare. Ecco. Le, le mandate sono fondamentali, cioè creare problemi Poi a Le chi porte vuole blindate, entrare. installare le porte blindate e l'antifurto? Eh, sicuramente sì, gli antifurti abbiamo anche i teleallarmi, teleallarmi che possono essere allacciati con le forze dell'ordine e noi abbiamo ovviamente la possibilità, attraverso un teleallarme pre-registrato con. Un sistema eh, montato da regola d'arte e omologato dal ministero delle telecomunicazioni ci dà la possibilità di poter fare un intervento adeguato alla situazione, quindi anche tempestivo. Ecco, io le chiedo una cosa però, non so se capita anche a te Maria, ma quando suona l'allarme eh, di, di un palazzo accanto, più delle volte però rimaniamo sdraiati lì fermi perché diciamo ah, quando smette di suonare la sirena. Eh facciamo no, poco. Facciamo molto poco. Prego. Invece dovremmo segnalare questo al numero unico dell'emergenza che è l'112. L'112 dirama poi la telefonata alle forze dell'ordine competente per territorio in questa situazione, il quartiere Prati, è oggi di nostra competenza, la prevenzione 020, la commissaria Rallo, sta facendo un... Un controllo ed è il coordinatore delle volanti che sono sul territorio. L'112 è il numero che noi dobbiamo fare qualora dovessimo sentire anche dei rumori sospetti. E quindi anche i cittadini devono essere diciamo, svegli, antenne eh, assolutamente sollevate. Dottor Improta, eh, volevo chiedere alla regia di farci vedere questa grafica che ci racconta quello che è successo in Italia negli ultimi, negli ultimi anni. Perché nel 2021 gli gli, eh, i furti in appartamento sono stati, lo vediamo, circa cioè poco sotto 125.000. E sono cresciuti rispetto al 2020 del di, di quasi il 14%. Rispetto al 2019, eh, ovviamente c'è il lockdown in mezzo, eh, sono diminuiti del 33%. La risposta è già successo. è stata data. C'è stato il lockdown di mezzo. Le abitazioni erano occupate dalle persone in restrizione e in isolamento, chi fiduciario e chi per le normative vigenti all'epoca. È un periodo che fortunatamente è terminato e dobbiamo mantenerlo tale, ma ovviamente ha imposto un innalzamento delle situazioni: gente che viaggia, persone che vogliono fare le vacanze. Chi si sposta lascia le abitazioni o gli studi medici o di avvocati senza nessuno all'interno, ecco che subito il dato risale su perché è direttamente proporzionale a una situazione che non è più pandemica ma è endemica. Sì. Allora, ricolleghiamoci quindi con eh, la nostra, il commissario di pulizia eh, Laura Giuliarallo perché eh, ti ve, vi, la vedo davanti alla, alle cassette della posta. Perché? Esattamente sì, perché appunto diciamo che nei palazzi e nei condomini dove è presente il portiere diciamo, questo svolge una funzione importantissima di filtro nei confronti di soggetti che non hanno titolo a fare ingresso all'interno del palazzo, ma anche nei palazzi in cui non è presente il condominio questa funzione può essere svolta dai condomini, in particolare un'accortezza pratica che si può chiedere a un vicino di casa è proprio quella di verificare che le cassette della posta non siano piene di, di corrispondenza ad esempio, per esempio in questo caso vediamo che la posta qui non viene raccolta da tempo diciamo che una cassetta eh, in cui nel tempo si è accumulata molta corrispondenza può essere un chiaro indice dell'assenza dei, dei proprietari all'interno della quindi casa ci, quindi, quindi diciamo, con... questa può essere quindi cosa ci consiglia di fare commissario quindi di andare a cioè di chiedere è di a un vicino a un vicino un vicino di casa Esatto, di raccogliere la posta che poi ovviamente verrà riconsegnata quando il, il condomino farà ritorno eh, al suo appartamento. Un altro importante consiglio che appunto è rivolto sia ai portieri ma anche agli altri vicini di casa è quello di segnalare persone sospette che appunto si aggirano sia nella via sia all'interno del condominio, magari con il mh, pretesto di effettuare dei controlli ad esempio ai contatori del gas o della luce e che appunto in questi casi spesso... Eh, diciamo riescono a farsi aprire il, il portone o anche addirittura la porta dell'appartamento e appunto diciamo molto spesso non hanno intenzioni di eh, dove si sta dove Quindi si sta dove si sta recando adesso Bellissimo. adesso stiamo andando all'ultimo piano di questo di questa scala perché dal terrazzo condominiale sono stati avvertiti dei rumori sospetti okay. e per questo adesso andiamo a fare un controllo. Ok, allora ci ricolleghiamo quando sarete sul tetto dell'abitazione. Dell Grazie. E noi ci siamo spostati. Massimiliano, ci siamo spostati qui accanto ad Antonia Varini con il dottore in prota perché sul vostro sito PoliziaDistato.it c'è anche una bacheca particolare, che cos'è? Questo è un ulteriore servizio che si dà all'utenza attraverso il sito poliziadistato.it. Antonia eh, ci aiuta sì, eh, a giocare. All'interno del sito c'è una voce che si intitola Bacheca, la bacheca degli oggetti rubati e degli oggetti recuperati. Qui possiamo andare a verificare se eh, magari siamo stati vittime di furti in appartamento. Qualche nostro oggetto particolare è stato recuperato dalle forze dell'ordine. In particolare dalla Polizia di Stato e poterlo riconoscere. Cosa è importante? Innanzitutto è importante avere delle fotografie degli oggetti propri e soprattutto per, che, dimostrare, per anche dimostrare la provenienza la e soprattutto la proprietà e poi ancora un atto di denuncia che deve essere formalizzato non solo per motivi assicurativi, ma perché le forze dell'ordine devono essere a conoscenza dei fatti che accadono e soprattutto per poi fare un match. Denuncia, fotografia, oggetto recuperato Succede spesso che qualcuno ritrovi succede, i suoi oggetti? Succede spesso e, ed è anche un ottimo strumento Per comprendere che giro fa la merce rubata mm. Quindi non soltanto un, un reinvestimento in, in oro O in smontaggio da gioielleria Ma comunque anche una, un, una, un commercio che ha un circuito particolare Parliamo di oggetti preziosi di altri tempi Oggetti che possono risalire magari al secolo scorso E non di facile vendibilità certo. Ecco, nel caso in cui non dovessero essere richiesti quegli oggetti, eh, che, fine, che fine fanno? C'è un'asta? Questi oggetti, poi, dopo un certo periodo di tempo, verranno messi ovviamente a disposizione dall'autorità giudiziaria, vengono come dire, dissequestrati e eh, recuperati dalle casse dello Stato con delle, con delle aste giudiziarie. Allora, adesso prima di ricollegarci con il commissario che, eh, si trova, che si trova, sta raggiungendo il, il tetto, una cosa fondamentale, eh, le volevo chiedere questo perché noi andiamo in vacanza e quando andiamo in vacanza e troviamo un posto bello, la prima cosa che facciamo, e lo faccio anche io, è un errore, è quello comunque di fare la foto, pubblicarla proprio per condividere la bellezza di quel territorio. È sbagliato? È sbagliatissimo, ecco. è sbagliatissimo perché dobbiamo tener conto che... Un social è come la cassetta della posta che prima il commissario Rallo ha fatto vedere, è l'indice della mia assenza all'interno dell'abitazione. Mm. Se io posto una fotografia da un paese eh, straniero dove sono al mare e, e ho la certezza che sto lì e quindi do anche una, una data di dove eh sono, sì. Praticamente favorisco chi vuole entrare dentro le mie abitazioni curiamo la nostra privacy anche per curare la nostra, la nostra, sicurezza. La nostra sicurezza Magari <ride> quelle fotografie o quei video li possiamo postare al nostro rientro Allora, ricolleghiamoci, vediamo se eh, la, il commissario eh, della polizia Laura Gallo no, non c'è, eh, forse il segnale sarà andato, sarà, si sarà perso facendo le scale non o prendendo l'ascensore. Ma vogliamo non lo so. dare qualche però, consiglio? No, ma ero curioso di una cosa però. Aspetta, perché, perché il tetto? Cioè Perché uno va sul tetto eh, certo. e non va a controllare le porte? Perché proprio il tetto? Allora, eh, i poliziotti a volte fanno cose strane, ma anche i ladri, i ladri eh, spesso no. e volentieri non entrano dal piano terra. Entrano dal piano terra, vanno sul tetto e per calarsi con delle corde oh, o con dei tubi di plastica. Dottore, e si infilano in prova, nelle Qualche consiglio velocissimo velocissimo chi per chi resta a Roma, anziani o giovani che siano, l'112 è il numero unico dell'emergenza. Qualsiasi sospetto, qualsiasi rumore molesto che non dovesse essere eh, diciamo, concomitante con attività ordinarie va segnalato ecco. all'112 eh, sito eh, ricordiamo il sito della Polizia di Stato poliziadistato.it ecco un consiglio che poi mi sento di dare anche nel caso in cui doveste partire come ad esempio io partirò per le vacanze lascio le chiavi a Maria e Maria sì. ogni giorno andrà a controllare la mia abitazione sicuro e anche a <ride> annaffiare le piante Grazie. <ride> grazie 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 a voi ringraziamo il dottor Massimo prota, grazie per essere stato con noi ringraziamo anche se non ci sente Grazie a te Laura, Giulia Rallo, e noi ci...